Ok amici di RB, rientriamo in diretta qui dal Salone del Libro. Purtroppo il tempo è breve, quando ci si diverte passa troppo veloce. Siamo arrivati all'ultimo ospite, quindi all'ultima mezz'ora, Matteo Valerio, di questa puntata speciale Dentro i Secondi. Il nostro ultimo ospite, come potete vedere, è Darwin Pastorin, giornalista, scrittore che ha collaborato con tutte le più grandi o quasi testate giornalistiche, grandissimo sportivo. È uscito con un libro che abbiamo qua, che Matteo, ti lascio parlare a te, dai. Mostriamolo perché insomma Garrincia, ecco, poi sembra il dietro di una maglietta, un'edizione molto particolare, molto, ecco, letteralmente tascabile, perché appunto è molto ridotta di dimensioni, che va a inaugurare una nuova casa editrice che è proprio appunto la Garrincia Edizione. Allora non potevi così non inaugurarla con Garrincia, ecco, che, su cui però avevi già scritto diversi anni fa. Quindi al di là, ecco, di questa novità della casa editrice della Garrincia Edizioni, che cosa ti ha portato a scrivere di Garrincia anni dopo? Garrincia adesso magari per qualcuno dovremmo anche spiegare chi è, però ecco, è il dribbling più bello della storia del calcio, la finta. Scusa, ci ho provato. Allora, intanto grazie per l'invito, grazie a tutti. Io vi ricordo che domani presento sempre per Garrincia Edizione alle 18.45, Sala Olimpica, Avenida del Sol. E Garrincia perché? Io Garrincia l'ho pubblicato la prima volta, Ode per Manet, più di 25 anni fa, con un editore sognatore, Enrico Mattisini della Limina, che purtroppo non c'è più, però è stato quello che ha permesso all'Italia di avere per la prima volta una collana di letteratura sportiva. Questo Garrincia nasce da un altro editore sognatore, Rosario Esposito La Rossa, che è della scugnizzeria di Scampia, uno che ha portato in un territorio difficile la letteratura, cioè senza tante promesse come fanno i politici, ma con la concretezza, con il senso della solidarietà, della partecipazione, ha portato la bellezza a Scampia. E quindi molti si sono uniti intorno a questo editore che fa anche tante cose sul territorio. E loro avevano bisogno di una figura emblematica del calcio che potesse mettere insieme appunto il pallone con la letteratura, e questo è Manet Garrincia. Poi, se volete, io parlo della sua storia brevemente, certo, perché è una storia veramente affascinante. Sì, d'altronde c'è un detto in Brasile che se parli a un anziano di Pelé si toglie il cappello, se gli parli di Garrincia si mette a piangere. Questo ci dice quello già quello che sta succedendo, dice, in diretta. Ci dice molto, no, del personaggio Garrincia, però vuoi dirci due parole in più? Ma guarda, è una storia di un eroe tragico, però è la storia di una persona veramente poetica. Forse è stato l'unico vero grande poeta della storia del calcio, perché lui nasce ai confini dello stato di Rio de Janeiro, a Pau Grande, e nasce con la poliomielite, quindi è un bambino che fa fatica a camminare, e quando in quel campo vicino a casa, a Pau Grande, di Polvere e Speranza, lui deve star seduto su una pietra, vede gli altri bambini giocare, poi alcuni dottori, con la buona volontà, perché la famiglia è poverissima, lo rimettono in piedi, che non vuol dire camminare, vuol dire stare in piedi. Quando lui riesce a fare questo, quando arriva un pallone, lui si alza zoppicando e va via con una finta, che è sempre quella, portata con la gamba sghemba, no? E allora tutti vogliono lui in squadra. No, Garrincia lo prendo io. Garrincia, perché lui si chiama Manuel de Santos. Garrincia è un passero dell'Amazzonia che ha questa testolina grossa su un corpo fragile, no? Come era lui. E allora comincia a giocare e a dar spettacolo, sempre con quella finta. Lui cosa succede? Non studia, è analfabeta, però sa interpretare il linguaggio dei passerotti. E quando sarà già un giocatore nel pieno della gloria, la cosa che farà è tornare in quei campi a giocare scalzo con i suoi amici di quando era bambino, e di andare alla foresta per sentire il canto dei passerotti. E cosa succede? Lui va a fare un provino al Botafogo di Rio de Janeiro, e lui gioca alla destra, numero 7, numero di Pasolini, di Best, di Gigi Meroni, no? di Tabucchi, che tutti giocavano alla destra, e deve marcarlo il terzino sinistro, che è Nilton Santos, che è detto enciclopedia del calcio. E quando vede Garrincia, Nilton Santos fa questo 2 minuti a casa, no? Perché lo vede e dice vabbè,
facciamo venire di tutto. Allora c'è la prima, Garrincha affronta Nilton Santos, finta, va via, Nilton Santos, vabbè, rifacciamo, va via di nuovo, alla terza volta questo lo prendiamo noi. E quindi Garrincha gioca nel Botafogo. E poi arriviamo velocemente al Mondiale nel 1958, Garrincha è l'ala destra, il numero 10 è Pelé, in quella nazionale all'inizio gioca anche Mazzola, che Mazzola e José Altafini, che lo chiamano Mazzola, Mazzola per la somiglianza con Valentino Mazzola, e quando c'è la finale con la Svezia e vince il Brasile, cioè tutti esultano, si abbracciano, Garrincha rimane lì in mezzo al campo perplesso e fa, ma il ritorno, cioè non aveva l'idea che era la finale, non solo, sull'aereo che porta la squadra a Rio de Janeiro per essere ricevuta dal governatore, no? la squadra che ha vinto nel 58, Garrincha è seduto vicino a Nilton Santos, che nel frattempo sono diventati amici, e Nilton amava molto prendere in giro questo fenomeno, no? E Garrincha ha una radio, la tiene in mano, e Nilton Santos gli fa, Manè, gli fa, dimmi Nilton, ma cosa hai preso? Nilton, ho comprato una radio. Ma dove l'hai comprata? In Svezia. Ma scusa, tu non parli lo svedese, sei a malapena il portoghese, come fai ad ascoltarla? Lui prende la radio, la butta per terra, la rompe e dice, mi prendono tutti in giro. Poi c'è questa storia, che ovviamente è una storia anche che sa di favola, no? Scusate se sto parlando io adesso, ma era per finire. Siamo rapiti. E a un certo punto la squadra viene ricevuta dal governatore, immaginate, no? Una festa, un carnevale anticipato, tutti le ballerine, i suonatori, samba, tutto per la squadra. Viene riscattato il 50, no? Il Maracanazzo, quando il Brasile nella partita decisiva con l'Uruguay, davanti a 240.000 spettatori, perde il Brasile 2-1. E viene accusato, il capo espiatorio diventa Moacir Barbosa, il primo portiere nero del Brasile, in un paese che era ancora molto razzista, che pagherà per sempre una colpa che non ha commesso. Finisce 2-1 e vince l'Uruguay. Immaginate l'Uruguay, cioè, alzare la coppa in uno stadio dove stanno piangendo tutti, si sente il rumore delle lacrime. Arriviamo davanti al governatore di Rio, cosa succede? Il governatore dice, ragazzi, complimenti per questa vittoria, a testa per voi ci sarà come dono una villa Copacabana. Bacia, abbracci, no, tutto. Garrincha. Chissà cosa vorrà. Fa, signor Garrincha, non le va la villa? No, signor governatore. E cosa vorrebbe in cambio? Indica una gabbia dove c'è un passerotto. Io voglio solo la libertà di quel passerotto. Insomma, si è guadagnato assolutamente la fama di poeta. C'è, oltre a un legame con tutto il Brasile, ecco, perché poi qui si intreccia anche il fatto che Darwin è nato in Brasile, a San Paolo, e sei nato però in un giorno particolare che ti lega a Manè. Allora, io come orgoglio dico sempre di essere... sono nato in Brasile figlio, nipote, pronipote di emigranti veneti, perché i primi ad andare in Brasile alla fine dell'Ottocento da Santa Maria di Sala sono stati i miei bisnonni con mio nonno che era bambino. Poi mio nonno ritorna e va a Verona, dove nasce mio papà incontra la mia mamma. Dopo la seconda guerra mondiale anche loro emigrano, e il 18 settembre del 1955 nasco io, lo stesso giorno, mese e anno. A Rio de Janeiro debutta in nazionale Manè Garrincha, quasi un segno del destino contro il Cile. E devo dire che quell'infanzia in Brasile, dove da piccolo a San Paolo giocavo nel quartiere Cambusì con i miei coetanei che erano mulatti, ebrei, musulmani, giapponesi, mi ha insegnato una cosa fondamentale che ancora adesso, alle soglie dei 70 anni, 70, mi porto dietro, che il razzismo è la cosa veramente più stupida del mondo. Guarda, io invece mi collego a questa tua frase che chiudi, dove secondo me lo sport è veicolo di antirazzismo, è uno dei veicoli principali. Dovrebbe.
Diciamo che in molti, molti posti ce la fa, ci sono alcune, ma mi, visto che prima hai parlato di coincidenza con la tua data di nascita, io sono anche un romanticone, e quando lui ha parlato di Garrincha, quando togli Pelé, parli di Pelé, togli il cappello, Garrincha, ti smetteva a piangere, poi mi hai parlato della casa editrice napoletana, ti vedi che ci sono i collegamenti, perché a Napoli si sa che si piange quando si arriva e si piange quando se ne va, no? Certo. E quindi tutto si collega, no? Nel mondo dello sport e non solo nella società. Abbiamo parlato di Italia-Brasile nella tua vita. Sei più tifi Italia o tifi Brasile? Non so come dirlo. Alla finale del 1970. Anche perché a cadenza di 12 anni, dal 70 al 94, ti sei dovuto nascondere questo dilemma. No, ecco. Allora, no. Scusa, e ti chiedo ancora una cosa così poi rispondi tutto insieme a fiume. Garrincha è sicuramente, l'hai più volte raccontato, un personaggio che ha meritato di essere immortalato bianconero, no? Non della Juve, ma sul, no, guai. non a mio nome. Romanista. Comunque, a parte questo, quando secondo te, nella tua esperienza, un personaggio merita di poter dire ok, questo personaggio deve essere ricordato e quindi qualcuno deve scriverne? Prego. Allora, comincio dalla prima. Nel 1970, ovviamente, io intanto la semifinale la guarda Verona a casa di mio zio. E quando Snellinger segna al 91esimo il gol del pari nei tempi regolamentari, mio zio comincia a tirar giù di tutto, prendendosela con i tedeschi del lago di Garda, che sono. No, e poi mi fa bere la birra. E dice: tanto tua zia dorme e tua madre non lo saprà mai, no? E quindi quando finisce quel 4-3, io e mio zio siamo felicemente ubriachi, no? E poi la finale invece la guardo a Torino. Ovviamente io, come ha scritto Piero Trellini nel suo libro sulla partita Italia-Brasile 3-2, no, la storia d'Italia-Brasile, io ero lì inviato di Tutto Sport il 5 luglio dell'82, dice che avevo la testa italiana e il cuore brasiliano, no? Che ero diviso a metà. Nel 70 io vado in Piazza Montanari, quartiere Santa Rita, giù con un cartello con le foto dei giocatori brasiliani, e mi volevano menare perché uscivano da un bar. Allora io sono tornato su, no, perché ho detto, ma invece Italia-Brasile cosa succede? Io seguo il Brasile a Siviglia. Pier Cesare Baretti mi ha fatto a 26 anni questo grande regalo. Ricordo che in quel mondiale in tribuna stampa c'erano Giovanni Arpino, Mario Soldati, Oreste Del Buono e Gianni Brera, no, voglio dire, no, quindi voglio dire, per noi giovani voleva dire, no, crescere all'ombra di queste querce. E poi nell'Italia io conoscevo già tutti, no, quei giocatori, e poi un'amicizia con Paolo Rossi, no? Cioè Berzot, il grande vecchio, l'ha convocato lasciando a casa Pruzzo della Roma, che era il capocannoniere del campionato, e che Pasolini definiva il capocannoniere del campionato il più grande poeta dell'anno, no? Quindi lui convoca Paolo, che era stato fermo ingiustamente per 2 anni, certo. Gioca 3 partite, fa un gol nella Juve, però Berzot, che lo ha avuto nel 78, lo convoca. E quindi è già inizia tra le polemiche, no? Sì. E quando io vado a Siviglia, dove il Brasile è da spettacolo, mentre l'Italia, io parlo con il mio collega amico Marco Bernardini, dice qui è un casino, guarda, c'è insulti, parolacce, silenzio stampa, e dopo i tre pareggi l'Italia arriva a seconda, dopo con la miglior differenza rete rispetto al Camerun, e va nel girone di Barcellona con Argentina di Maradona e il Brasile di Zico, e un quotidiano romano titola: e a Barcellona che ci andiamo a fare? Solo che cosa succede? Che il Brasile batte 3-1 l'Argentina, l'Italia batte 2-1 l'Argentina, quindi il 5 luglio dell'82 al Sarriá, nel pomeriggio più caldo di sempre a Barcellona, al Brasile basta, come nel 50 contro l'Uruguay, il pareggio per poter lì vincere il mondiale nel 50, qui passare il turno. Allora, la mattina comincia con la telefonata a mia mamma a Torino. Dico, ciao, io ho già messo la bandiera tricolore sul balcone, siamo qui tutti, vedrai che riusciremo a vincere. Ma tu per chi tifi? Mamma, dico, io ti dico la verità, io faccio il tifo per il Brasile. E io ti diseredo. E chiude il telefono. Cioè, proprio finita lì. Cioè, io poi non, hai voglia di richiamare? Niente.
arrivo, incontro Pier Cesare Baretti con l'allenatore Rino Marchesi nelle Ramblas prima della partita, e Baretti mi dice: Darwin, come la vedi tu la partita? Guarda, io dico, l'Italia, sai, dice, però sai, Brasile, no? Cioè, Junior, Socrates, Falcao. Zico, Falcao, cioè detto Falcao, Falcao, Tonino Cerezo, tutti, no? questi campioni. E dico, secondo me, Baretti mi fa: Darmi, l'Italia contro l'Argentina ha dimostrato di essere rinata, mancano i gol di Rossi, però c'è. Io dico, va bene, contento tu, contenti tutti. Prima della partita incontro Edinho, che viene lasciato in tribuna, aveva giocato nel mondiale del 78 ed era stato acquistato dall'Udinese, e se diventiamo amici, e Edinho mi dice: ma come la vedi? Cioè, gli dico io, come vedi la partita? Lui mi dice: sai, io vedo che c'è troppo, no. E Baretti mi ha detto: attento che il Brasile può specchiarsi nella propria bellezza. Segnato il Brasile. Ha segnato il Brasile, ha segnato il Brasile, ha segnato il Brasile. Socrates. E Tigno mi dice: sai, vedo troppa sicurezza. Bene. Italia in silenzio stampa, entra l'Italia, arriva Gentile vicino a me, noi siamo amicissimi. Io prima della finale gli avevo regalato come libro da leggere. Niente di nuovo sul fronte occidentale, no? Di Remarque. Scusate, ma quando si è anziani la memoria ogni volta travalla. Anche col silenzio stampa parliamo, no? Lui mi dice: guarda, loro sono favoriti, ma noi abbiamo il diavolo in corpo. Abbiamo, guarda, sputeremo l'anima, vedrai che faremo una grande partita. Pareggiato, assegnato Rossi. Assegnato Rossi ancora. Assegnato Rossi. E poi gli faccio: ma Claudio, chi marchi tu? Gli dice: guarda, io marco Eder. E faccio: Zico va Oriali. Poi comincia la partita e c'è Gentile su Zico. Dopo, cioè, quando ci ritroviamo a Torino, gli dico: ma perché mi hai raccontato una bugia? Dice: Darwin, non è vero, io lì pensavo di marcare Eder. Quando rientriamo nello spogliatoio, e stiamo per uscire, Bertolt fa: no, venite qui. Dice: Oriali, tu vai su Eder, e Claudio, tu vai come con Maradona su Zico. È bene. Una delle mosse azzeccate. Cosa succede? Quella partita la conoscete tutti, che al primo gol di Paolo, vederlo così felice, a quel punto non me ne frega più niente di niente, perché per me vedere Paolo, che è un mio amico fraterno, e ancora adesso mi commuovo a pensare che non c'è più, perché fa tre gol contro i gol di Socrates e Falcao, e poi la partita la risolve a 40 anni Zoff, parando un colpo di testa di Oscar Bernardi, origini italiane, che di testa manda la palla all'angolino a destra, alla sinistra di Zoff. Zoff si butta all'ultimo minuto, ferma la palla sulla linea, i brasiliani tentano di dire no, è oltre la linea, l'arbitro israeliano Klein fa no e finisce la partita. Ora, poi vabbè, la storia è quella di Paolo, 6 gol, 3 al Brasile, 2 alla Polonia, 1 alla Germania Ovest con il presidente partigiano Sandro Pertini, che dice: non ci prendono più, al gol di Altobelli. E devo dire una cosa rispetto al mio amico Paolo, che lui nell'82, fino all'83 sicuramente, 84, è stato sicuramente l'uomo più famoso del mondo, perché il calcio ha una valenza mondiale. Con quei 6 gol, capocannoniere del mondiale, campione del mondo, pallone d'oro, effettivamente era quasi come un papa, no? Cioè, voglio dire, non... Eppure lui ha saputo sempre vestire la gloria con una modestia, senza mai arroganza, senza mai presunzione. Cioè, è sempre stato quel ragazzo di Prato umile, lui è stato fino alla fine. E vi racconto una cosa: quando ci si vedeva io e Paolo, sapete come mi salutava? Però adesso chi sta in radio non sente, cioè non può vedere. Ma ci vedono in TV. Siamo in TV. Allora, dove è qui la TV? Sì. Sai che quando si saluta si fa ciao, no? Paolo mi fa Darwin. Diciamo che Paolo Rossi era famoso in tutto il mondo, probabilmente amato in grande parte del mondo, in Brasile non amatissimo. Un tassista addirittura. No, ma c'era la storia del tassista. No, l'ha fatto scendere, ma è vera. Esatto. Ma non solo, io nell'83 torno in Brasile e a San Paolo sono a cena a casa di amici, e a un certo punto
mi chiedono del mondiale, così io dico, beh, il mondiale di Paolo Rossi, una ragazza si alza, prende, no, vabbè, insomma, va bene, ma insomma, un po' troppo. Va bene, no? La passionalità. No, va bene, però, no, prende il tovagliolo, lo butta sulla pasta e va via piangendo. Sai, sul momento non capisco, no, cioè voglio dire, mettetevi nei miei panni, no? Dico, ma che è successo? Non nominarlo più, di quello là. Certo. Cioè non si poteva più nominare. Siamo forse... ai livelli di Harry Potter, no? Non si può nominare, no, Voldemort. Forse questo tra l'altro risponde alla domanda che faceva Nicola prima, cioè quali sono i personaggi che andrebbero raccontati. Forse un libro della Garrincha Edizioni su Paolo Rossi sarebbe da scrivere, lo aspettiamo. E colgo l'occasione per chiederti quali sono gli altri libri che avete in mente. Ma no, con ma la Garrincha Edizioni. Guarda, grazie, me ne sono usciti tantissimi, perché non so, Pippo Russo ha fatto uno su Iacovone e adesso su Roberto Baggio, no? Iacovone che è stato l'idolo di Taranto, ancora adesso, voglio dire, è ricordato quando lui va in giro in qualsiasi città, tutti i tarantini si danno appuntamento. Poi Michele Panzini, che ha scritto di Socrates e di Scirea, e Emanuele Santi, che ha scritto di Aldair, perché il tifoso romanista, quando gli hanno chiesto ma non vorresti fare Falcao, ha detto no, io non mi intendo di teologia, e allora ha detto e poi ce ne sono tanti, perché Palanca, Best. Guarda, te ne faccio un'altra, pensaci, ti do 3 secondi, comincia a pensarci. Beh, spero di farcela, dai. Dici il libro invece del personaggio che non è mai uscito, che invece dovrebbe uscire, che lo farai uscire tu. Qui mi state rubando il allora. Tra l'altro poi se lo dice, occhio che magari qualcuno l'ascolta, no, e va subito a scrivere. No, ma c'è già chi insiste. Allora, io ho avuto, perché tu, io ho due squadre, il Palmeiras di quando ero a San Paolo, la vecchia Palestra Italia, e la Juventus, arrivato a Torino. Però il campione, quello tuo del cuore, è uno, no? Perché non puoi averne di più. Anche la squadra, no, ma il campione, e il mio è stato Pietro Anastasi, perché è arrivato nel 1968 e niente, io mi ero già innamorato di lui quando giocava nel Varese e fece 3 gol alla Juve, in un Varese 5 Juventus 0. Poi quando alla finale degli europei, sempre con la maglia del Varese, fa l'Italia vince 2-0, gol di Gigi Riva, altro grande personaggio, tanto mio figlio Santiago è tifoso del Cagliari proprio per il mito di Gigi Riva da parte dei nonni sardi materni, e Anastasi giocando nel Varese, io, cioè, davvero andavo a pregare in chiesa per farlo venire, cioè si può dire, no? Sì, perché, perché pregare. Allora cosa succede? Che io andavo a pregare quasi tutti i giorni, al che il prete, no, della chiesa va da mia madre e fa, ma Darwin, cioè non è che, perché lo vedo tutti i giorni, mia madre fa, ma dai, ma vuoi fare il prete? Dico no, perché ti vedono sempre in chiesa, ah no, vabbè, ma per voi, no, cioè così, eccetera. Ma io, sai, nelle preghiere dicevo, cioè non prometto che non picchio più mio fratello più piccolo, che non tengo più i soldi della spesa, prometto di essere più bravo, eccetera, eccetera. Poi sembrava destinato all'Inter, invece Pietro sei stato ascoltato. Posso ancora dire una cosa che mi... Tu forse non lo sai, ma magari lo sai. Qui hai 3 Villaresi Doc, Villar Perosa, tutti e 3, ok? Quindi quando mi parli di Anastasi, di questa gente qua, io posso dirti che Pietro Anastasi prese mio fratello in braccio e gli fece fare il giro del campo di Villar Perosa in braccio. Non avete più lavato quel vestito? Del fratello. Non hanno più lavato il fratello. E infatti mio fratello bisogna stargli leggermente lontano. Beh, allora. Scusami se ti... Queste cose qua, tu hai vissuto lo sport, parli mio caro amico Paolo Rossi. Tu, Diego. Una Maradona, porca miseria. Ma io ho una foto con Diego sull'aereo che lo porta da Barcellona a Roma e poi lui va in macchina a Napoli. Io avevo 29 anni, lui 24. E qui arrivo alla mia domanda. Cos'è cambiato? Perché siamo peggiorati così? Perché non si può più avere contatti con queste persone che diventano dei miti viventi? Perché la Juventus arriva a Villar Perosa 2 minuti prima della partita e se ne va prima, che la fa finire prima, anzi non viene più, e non esiste più il ritiro? Cosa è cambiato? Perché non si può più fare 2 parole con Paolo Rossi, che venivano a giocare a biliardo a Villar Perosa e noi ragazzini stavamo lì fuori a guardare loro che giocavano a biliardo e stavano con loro? Cosa è cambiato? Allora guarda, ma te lo spiego
Semplicemente perché io non saprei raccontare i giocatori di oggi, perché non li puoi incontrare, cioè loro parlano sui social, oppure per intervistarli devi chiedere al manager, all'ufficio stampa, ma anche di squadre di Serie B. Oggi è diventato un calcio che non è di vicinanza ma di lontananza. Io quando andavo al campo Combi o al vecchio Philadelphia, cioè stavi lì a contatto con i giocatori, quando uscivano dal campo Combi la Juventus per andare a cambiarsi e fare la doccia al comunale, tu li accompagnavi, no? E da lì è la prima volta che ho incontrato Anastasio e che ho fatto la fila. Poi tra l'altro Pietro è diventato uno dei miei migliori amici, era qui che volevo arrivare, no? Che quando uno mi disse: ma senti un po', ma immagini un giorno, no, se fai amicizia con Anastasio, dico, più facile con Paolo VI, che allora era il Papa, no? Perché non credevo una cosa così possibile. E una volta passeggiando a Noto, Pietro mi disse: ma sai Darwin, che della mia vita sai più cose tu di me. Cioè, è stato... Vabbè, cosa è cambiato? È cambiato tutto, perché prima comunque, quando ero giovane, la partita la immaginavi perché c'era la radio, c'era la voce della radio che ti portava a pensare la partita. Adesso invece hai calcio tutti i giorni e per il calcio devi pagare più, no? Cioè voglio dire, certe curve quando costano 60 euro, ma è uno scandalo. Cioè io andavo al comunale e facevi il biglietto il giorno della partita, anche nelle grandi partite, no? Perché ci stavano 70.000 spettatori, quindi, no? Poi non c'erano, ovviamente, tu oggi ti compri la maglia 100 e passa euro col nome di un giocatore che il giorno dopo lo vendono. Cioè, mentre prima c'erano i giocatori bandiera, cioè la formazione era quella: Zoff, Gentile, Cabrini, Sarti, Burnic, Facchetti, Cometti, Pesenti, Nodari dell'Atalanta, Tancreda, Neli, Tancredi, vabbè. Nela, Nappi. Oh, questo me lo cacciate. No. Poi anche lì ho avuto amici nella Roma, figurati. Volevo, siamo quasi in chiusura, volevo ma no, ma toccare... come, volete già mandar via? Ci mandano. Ma noi continuiamo a parlare, il programma finisce, noi continuiamo a parlare. Ho prenotato 4 pizze e poi... Ecco, però ci tenevo a toccare un punto. Tu hai anche collaborato, o forse collabori ancora, con la scuola Holden, insegnando scrittura in particolare. Collaboravo, sport, sì. Hai collaborato. Qual è, diciamo... diciamo la prima cosa che insegni, che insegnavi ai tuoi studenti quando si volevano approcciare a un racconto sportivo? Beh, intanto partivo da Luis Sepúlveda che diceva che raccontare è resistere. E poi soprattutto nel raccontare devi cercare di non seguire soltanto la biografia, ma quello che tu senti dentro rispetto a quel personaggio. Perché se la letteratura, secondo me, come dicono anche molti scrittori, non deve essere soltanto il racconto della realtà, deve essere anche il racconto della tua immaginazione. Cioè quel dato momento diventa narrazione, diventa letteratura quando esce completamente dalla cronaca. Io ad esempio non saprei scrivere una biografia, invece scrivo libri dove i personaggi diventano personaggi da romanzo, no? Perché comunque io sono ancora adesso un lettore appassionato, io prima di dormire devo leggere almeno un'ora, perché comunque fin da piccolo, grazie a mia mamma, ho avuto questa passione. E io mi chiamo Darwin perché mia mamma stava leggendo, proprio ce l'ho quel libro che è uscito nel 1955, una biografia di Charles Darwin, ma non perché fosse appassionata dalle teorie, però è piaciuta il nome, no? Darwin, no? E quindi, come diceva Montale, il nome agì, no? Quindi Darwin. Che poi è stato un pasticcio, perché sai quante volte l'hanno storpiato, no? Cioè, quante volte mi hanno chiamato Walter, non so perché, quindi... No, ma davvero... La doppia V, pensavo, ecco, Pino, no? Pensavo Pino. Ma magari, ma sai, quando io non rispondevo a Walter, mi dicevano a mio papà, ma suo figlio è un maleducato. E allora poi scoprivo, tipo il barbiere che c'era a Santa Rita, dice, sì, ma Walter non mi saluta, vedi papà, come faccio a salutare uno? Cioè, poi cosa succedeva? Quando mi chiamavano Walter, mi giravo, sembravo uno scemo, no? Perché non era... Va bene ragazzi, noi purtroppo siamo arrivati in conclusione, no? Ringraziamo Walter. grazie a voi Darwin per essere stato qua, grazie. Con noi e averci fatto ridere, anche un po' commuovere con questi racconti, mannaggia, dovevamo nascere 50 anni prima. Io Matteo Valerio ringrazio tutti voi, ringrazio, grazie. I ragazzi che sono stati qua in questo speciale Dentro i Secondi. Ricordiamo che Dentro i Secondi, se vi fa piacere, lunedì sera in diretta dalle 21:00
alle 22.30. Chi è l'ospite? Dai, che qua è una platea. E avremo un ospite particolarissimo, Cristian Ghedina, che verrà a parlarci di sci, non solo, verrà a parlarci di Cortina e di Pechino Express. Ha detto che aveva voglia di parlarne, quindi parleremo anche di quello. Ciao, okay, a tutti. Grazie a Darwin, grazie a tutti. Ciao. Ragazzi, è stato un piacere. Buon proseguimento col Salone del Libro. Dai.